votare alle prossime elezioni. Certo. Sa già chi sceglierà? Ci sono già dei candidati che hanno ufficializzato la scelta? No, non sono, sono ancora indecisa. Le sue richieste al futuro sindaco? Di pulire bene la città, le spiagge e fare qualcosa per i depuratori. Lei riscontra poca pulizia? Sì, molta, molta poca pulizia. Ci sono già dei candidati che hanno ufficializzato la loro candidatura come Ciro Borriello, Luigi Mennella o Luigi Caldarola. Chi sceglierebbe tra questi? Non lo so, ancora no, non sono ancora preparato. Sento dire questi nomi, però stanno tutti dalla parte di Borriello, che un poco di pulizia si faceva nel paese. Invece adesso? Adesso zero. No, non mi piace più votare, non mi dà più fiducia a nessuno. Non ci crede nella politica? No. Quindi totale sfiducia che porta all'astensionismo? Sì, sì, proprio la parola esatta. Sono già dei nomi che circolano in questo momento di candidati che hanno ufficializzato la loro scelta. Ciro Borriello. Perché? La gente vuole a Ciro. Dice che ha fatto. Che cosa ha fatto? Pettore De Greco. Secondo lei cosa ha fatto? Secondo me l'immondizia. Questa città di che cosa ha bisogno? A parte la questione rifiuti. Io devo dire pure la verità. Giovanni è una brava persona. Ha cercato di portare avanti la cosa. Siamo noi che sporchiamo questa città. Quindi è colpa dei cittadini? Secondo me sì. Lei sa già chi voterà? Guardi, sono piuttosto indecisa quest'anno, le dico la verità. Non sono propriamente convinta dei candidati, ma approfondirò la loro biografia e vedrò. La cittadina, le richieste da fare al futuro sindaco? In realtà riguardano il benessere della città e il controllo di determinate zone che sono talvolta un po' fuori controllo, ecco. Quindi più sicurezza, più controllo? Sì, sì. Cosa pensa invece dell'operato del sindaco uscente? Guardi, non credo che abbia avuto mandato in un periodo particolarmente complicato, quindi non mi sento di biasimarlo, credo avrebbe potuto fare di più, ma come tutti del resto. Borriello mi interessa, Ciro Borriello. Perché? Perché no mica, è uno che ha fatto tanto per Torre del Greco. Quindi lei voterà di nuovo Ciro Borriello? Sempre, tutta la vita. Quali sono i problemi da risolvere? La munnezza è la prima cosa, che i spazzini non vengono mai, ma che le capiglie non, redditi di cittadinanza. Potessero proprio qualcosa su comuni chiamare, Torre dei Greci che stanno arrivando allo sfracello. Perciò bisogna prendere provvedimenti. L'unico solo che può prevedere è Ciro Borriello. Non ho votato le ultime e non voterò manco questa forse. Non mi va. Perché l'astensionismo? È perché l'astensionismo è sul fatto che non siamo tutelati né da Roma né dalla Campania. Non siamo per niente tutelati, da nessuno. Questa città di cosa avrebbe bisogno? Di una buona rigenerazione totale. Manca questo. Dal capo alto che è il sindaco a finire a tutti i componenti. Io ho sempre votato e voterò sempre perché è mio dovere e diritto di votare. Quindi. Le sue richieste al futuro sindaco? Al futuro sindaco? È che la città diventi più pulita, più meglio organizzata, insomma, anche se molto dipende dalla popolazione che è incivile, è ineducata e non mantiene bene il nostro paese. Ci sono già dei candidati che hanno ufficializzato la loro scelta come Ciro Borriello, Luigi Mennella o Caldarola, lei cosa ne pensa? Non lo sanno, fatto bene a candidarsi, uno si sente di fare il sindaco, quella è una grande responsabilità. Sa già chi voterà? No, no, non glielo posso dire, il voto è segreto. E invece cosa pensa dell'operato del sindaco uscente? No, è una bravissima persona, insomma ha cercato di fare del suo meglio. Siamo una città che era la perla della Campania, è diventata una città disordinata, disorganizzata. Ognuno deve fare la sua parte. Sì, ognuno deve fare la sua parte. Noi dobbiamo fare la parte di mantenerla quanto più pulita la città, cercando di essere educati e di diciamo, cercare di non fare i vandali, perché qua fanno i vandali purtroppo. Più pulizia. Vabbè, questo è da sempre che ci manca questa pulizia. Poi del resto qualche semaforo non guasterebbe. Poi. La cittadina, le sue richieste al futuro sindaco? Sinceramente, un lavoro per i giovani, soprattutto. E qua abbiamo i figli da crescere, quindi ne sappiamo qualcosa. Non ci sono sbocchi occupazionali? No. No, io non voto mai. Perché? Non mi piace, non mi interessa. Non... Secondo lei l'astensionismo è la scelta giusta? Che cambia, sono sempre gli stessi. Massima sfiducia. Pessima sfiducia. Pessima. Questa città di cosa ha bisogno? Di tutto e di più.
Non c'è lavoro, non c'è niente. Io sono sempre andato a votare, ho fatto sempre il mio dovere come cittadino. Questi signori qua, senza, io non porto odio a nessuno, dovrebbero stare in mezzo a noi pensionati, in mezzo alla gente, 365 giorni all'anno. Perché si fanno sempre vedere nel momento in cui si deve andare a votare? Quando si vuole essere un buon governante, si deve stare in mezzo alla gente, vedere i problemi della gente. Se vogliono fare la politica, e gli piace la politica, che cambiassero, diciamo così, il sistema nel loro animo, nel loro cuore, e decidessero una volta per tutti, dove io già fa politica, voglio stare in mezzo alla gente.